vasto incendio ha colpito Bagnara Calabra. Ieri le fiamme hanno raggiunto il cimitero cittadino, lambendo molte abitazioni e persino il porto in Contrada Marinella. Nicola Gratteri si è insediato alla Procura di Napoli, tanta gente ad assistere proveniente anche dalla Calabria. Il presidente dell'Albania è stato ricevuto dai sindaci delle tre comunità Bresh nel Crotonese, Carfizzi, San Nicola dell'Alto e Pallagodio. L'auto fuoristrada prese fuoco a Roccella Ionica, dopo il conducente è morto anche il passeggero ventenne. La città di Crotone ha ospitato l'Assemblea Generale dei Soci della Lega Navale Italiana. Nella giornata di ieri si è tenuta una cerimonia augurale alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Dopo 10 anni il Gioiosa Ionica ritorna a giocare in casa alle partite ufficiali del campionato di eccellenza, incontrando il Praia Tortora domenica 22. Buon sabato cari telespettatori e bentrovati ad una nuova edizione del TG News. Un vasto incendio ha colpito Bagnara Calabra. Ieri le fiamme, pensate, hanno raggiunto il cimitero cittadino, lambendo molte abitazioni e persino anche il porto in Contrada Marinella. Un servizio di Giuseppe Mazzaferro. Un devastante incendio ha colpito ieri Bagnara Calabra, nelle colline che sovrastano l'intero centro abitato. L'incendio è arrivato quasi fino al lungomare, alimentato dal forte vento di scirocco. La strada statale 18 è stata aperta solo questa mattina ed è rimasta a senso unico alternato. Sul posto a cercare di domare le fiamme sono intervenute i vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria, ausiliati dall'intervento dei carabinieri della Polizia di Stato, dell'ANAS e della Polizia Municipale di Bagnara. L'ufficio comunale di protezione civile ha raccomandato ovviamente la massima prudenza, specie nel tratto di strada statale 18 che collega la cava Musella a Bagnara Calabra. Il rischio è anche la caduta massi proprio a causa dell'incendio. Un incendio che ha lambito le case, come si vede da queste immagini, ed anche il cimitero, con fiamme altissime, difficili da controllare da terra. Sono intervenute una decina di squadre dei vigili del fuoco, inizialmente con circa 20 persone sul posto, ma poi sono confluite un po' tutta la Calabria, altri vigili del fuoco in ausilio. Oggi il tratto di strada statale 118 è costantemente monitorato dal personale dell'ANAS, poiché l'incendio ha causato la caduta di detriti, massi e rami di alberi sulla carreggiata. Le operazioni di spegnimento sono durate molte ore a causa del forte vento di scirocco che continua a soffiare su tutta la Costa Viola. Ieri sera il momento più critico si è avuto quando le fiamme hanno raggiunto il cimitero e in serata il fronte ha anche raggiunto Contrada Cacilì, ai piedi proprio del rione Marinella, sfiorando addirittura il porto. Grande apprezzione, come si vede dalle nostre immagini, da parte dei residenti che hanno dovuto molti abbandonare anche le proprie abitazioni. In serata il pericolo per le case è rientrato. Ecco, attimi di terrore ieri qui a Bagnara. Sì, abbastanza terrore, che le fiamme erano qua sopra e sono arrivati tutti dalla torre e poi sono con le cose sono scesi con la barca a fuoco. Nello stesso tempo ho preso anche una barca qui sul mare. Questo perché? Perché c'era l'incendio qua vicino e volavano tutte le. Perché c'era molto vento e accentivava molto il vento, lo accentivava. Questo era un peschereccio? Un peschereccio che da 4-5 anni che era fermo qua, da quasi 5 anni. Era tutto secco purtroppo e ha preso fuoco. In tutto che i pompieri lo bagnavano sempre, lui è riuscito a bruciarsi tutto. Sempre a bruciarsi tutto? Sì. Quindi un attimo di paura. La paura, meno male che hanno riuscito a tirare quella barca che era vicino a lui, l'hanno tolta, che era accostata, perché se prendeva quella prendevano tutti. Abitazione a Marinella? No, abitazione a Marinella non lo so, qualcosa, un po' di paura l'hanno avuto, però sembra di no. Tutto adesso è rientrato, vero? Sì. Il problema là al cimitero so che ha fatto molti danni, va bene? Comandante, com'è la situazione attuale qui a Bagnara? Situazione attuale è una situazione sicuramente di un risveglio non bellissimo per Bagnara. Abbiamo vissuto momenti particolari, momenti in cui veramente devo dire grazie alla popolazione di Bagnara, in particolar modo un grazie speciale ai pescatori, che poteva essere diverso da quello che vediamo alle nostre spalle.
e se non ci fosse stato il loro intervento oggi saremmo in una situazione diversa. Sicuramente non è un momento felice per Bagnara, ma è un momento che ci deve fare riflettere per capire dove abbiamo sbagliato in passato e cosa migliorare per il futuro. Quindi situazione sotto controllo, diciamo, ormai è tornato alla normalità. La situazione sì, è sotto controllo grazie ai vigili del fuoco e ripeto, all'intervento veramente importante di quella che è la marineria Bagnarota, che è stata fondamentale per noi. Qua siamo ai sopralluoghi per capire un attimino alle problematiche dovute a questi incendi, che sono stati più di uno. Ce n'è stato uno il 19 che è partito dalla statale 18 e ha interessato la parte sud della statale 18 tra Bagnara e Favazzina. E sembrava risolto il 19, c'è stato l'intervento anche dei Canadair che avevano scongiurato il peggio, e nel pomeriggio invece è partito un altro punto di pericolosissimo su Pellegrina e Cimitero, riguardando anche, diciamo, il perimetro del cimitero di Bagnara di Pellegrina. E dopodiché c'è stato da quel punto sul costone la discesa delle fiamme verso la rione Marinella, e lì ci sono state ore terribili di paura, di apprensione per la cittadinanza, per le abitazioni, per le attività commerciali, e lì si è dato il meglio dalla prefettura alla questura, alla nostra polizia locale, a tutta l'amministrazione che è stata in campo, e alla Croce Rossa e ai vigili del fuoco, che hanno fatto un lavoro straordinario quando si è compreso che praticamente il fronte veramente più pericoloso era quello. C'è stato il meglio e il massimo, dove la prefettura ci ha dato veramente conforto. Tutti in sicurezza, ecco, sono state messe tutti in sicurezza, capitazione. Assolutamente, c'è stato un momento che si poteva pensare anche all'evacuazione di molti fabbricati. La cittadinanza ha compreso la difficoltà, ha collaborato al meglio, e questo ci ha sicuramente aiutato gli interventi che sono stati di tantissime squadre dei Vigili del Fuoco fino a stamattina. Quindi ora c'è i sopralluoghi. Attualmente com'è la situazione? Allora, attualmente non ci sono focolai, non sono segnalati più focolai, però c'è quel passaggio della conta dei danni, dei pericoli, dei rischi legati anche a questi incendi, che naturalmente ci preoccupa dal punto di vista idrogeologico per quello che potrà accadere lungo il nostro territorio. Stiamo assistendo allo spegnimento di un motopeschereccio, ecco, questo. Allora, questo è stato uno degli ultimi, diciamo, momenti che hanno pensavamo che fosse risolto in gran parte del paese, e qui invece è scoppiato questo incendio su questo peschereccio molto grande, e che ha visto impegnati per ore e ore tutte le squadre possibili dei Vigili del Fuoco, perché poteva comportare un incendio a catena di tutto il patrimonio che c'è qua di Pescherecce. E con la macchina organizzativa è stata tempestiva, ecco. Io posso dire solo... E con la prefettura, coordinata dalla prefettura? La prefettura, la vicaria, la dottoressa Surace, il viceprefetto, la protezione civile, il 115... Diciamo che ognuno ha fatto il meglio possibile, e secondo me mi permetto di dire che grazie a questa condivisione si è scongiurato il peggio veramente su Bagnara Calabria e sul quartiere del rione Marinella in particolare. Parliamo di un giovane di 24 anni di nazionalità pakistana, nei confronti del quale era stata disposta l'espulsione dopo che aveva scontato la pena nel carcere di Corigliano Rossano. È stato trattenuto sul territorio nazionale, portato in un centro di permanenza per i rimpatri perché è stato ritenuto socialmente pericoloso in considerazione dei suoi precedenti penali per istigazione e apologia a delinquere, relativa appunto a delitti di terrorismo e crimini contro l'umanità. Il trattenimento del pakistano è stato subito disposto dal questore di Cosenza. Parliamo di Giuseppe Cannizzaro. Il giovane era arrivato in Italia, pensate, nel 2017, ed era stato più volte anche in Francia. Torniamo sull'operazione Alto Impatto in provincia di Catanzaro. Guardiamo. Lotta alla criminalità a Lamezia Terme con l'operazione Interforze ad alto impatto, con controlli a tappeto in un insediamento Rom.
Alle attività operative hanno partecipato, per le specifiche competenze, anche altri enti quali Enel, Italgas, Aterp, Servizi Sociali, ASP, la società Lamezia Multiservizi. Nel corso delle operazioni, nell'ambito dell'operazione Alto Impatto, sono stati effettuati controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitario dell'immobile della zona Ciampa di Cavallo di Lamezia Terme, zona dove attualmente dimorano centinaia di persone, al fine di accertare la regolare occupazione degli immobili e la presenza di utenze allacciate abusivamente, provvedendo alla chiusura di quelle irregolari e al ripristino dei sigilli ai contatori manomessi. Ispezioni estese anche alle parti condominiali, inclusi ascensori, terrazzi e magazzini, uno dei quali è stato illecitamente trasformato in attività di bar. Nelle aree comuni esterne, trasformate in discariche a cielo aperto, è stata poi rinvenuta una considerevole quantità di rifiuti di ogni tipo, tra cui numerose carcasse di veicoli per un valore complessivo superiore a 60 metri cubi. La zona è stata ripulita e i rifiuti sono stati prelevati per essere smaltiti regolarmente. Alcuni appartamenti sono risultati insalubri, con carenze igieniche, intonaci ammalorati, ambienti con presenze di muffa, umidità e sporcizia, nonché impianti elettrici precari. Durante l'attività, infine, sono state identificate ben 488 persone, controllati 181 veicoli, di cui 4 sequestrati, contestate 9 violazioni del codice della strada ed elevate 5 contravvenzioni amministrative. Un'operazione scattata nella mattinata di ieri che testimonia ancora una volta la presenza dello Stato nei territori caratterizzati da un forte degrado e rientra nel quadro di interventi cadenzati e strutturati volti a riaffermare condizioni di legalità e sicurezza. Hanno fatto irruzione nel negozio di un commerciante a Mirko Crosia proprio per tentare di estorcere denaro, ma la segnalazione immediata è al 118 di un'aggressione in atto ha permesso così ai militari dell'arma di fermarli. Dopo la telefonata, i carabinieri hanno trovato sul posto, pensate, 3 giovani di Isola Capo Rizzuto, per uno dei quali sono stati emersi indizi in relazione ad una tentata estorsione e per questo è stato immediatamente arrestato. I 3 sono stati trovati dai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano nel negozio del commerciante, prima minacciato e poi subito aggredito. Dai primi accertamenti è emerso anche che il giovane pretendeva una cospicua somma di denaro quale risarcimento per un danno economico subito ad opera un congiunto del commerciante. Inoltre anche i carabinieri hanno accertato che a carico di uno degli altri giovani era stato inserito dalla Germania un mandato di arresto europeo con finalità di estradizione, poiché il destinatario era ricercato per un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di furti. Nicola Grattieri si è insediato alla Procura di Napoli, tanta gente ad assistere proveniente, pensate, anche dalla Calabria. Guardiamo. Prima la cerimonia di insediamento, secondo il rito previsto, e subito dopo un vertice con tutti i magistrati del suo ufficio. Il nuovo procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, si è messo subito al lavoro. Voglio ascoltare tutti, ha detto. Se ci sono problemi e criticità, li affronteremo insieme. L'obiettivo è costruire sinergie e togliere farraginosità se ci sono. Precisando che lui non si alza da una riunione senza aver preso una decisione e non rinvia mai a domani. Per me, dice Gratteri, far rimuovere un cancello abusivo è importante. Importante quanto un'indagine antimafia, ha poi detto ai giornalisti a margine della cerimonia in una affollatissima sala Arengario. La sua procura ha assicurato non tralascerà nulla pur di dare risposte di giustizia a tutti i cittadini che vedono in noi un'ultima spiaggia, dice. In Calabria l'ex procuratore di Catanzaro ha firmato numerose inchieste contro l'andrangheta, ma ora in campagna dovrà spendere le sue energie per contrastare la camorra, anzi le tante camorre che ci sono e i tanti livelli di camorra, ha detto aggiungendo che non c'è una ricetta per combatterle, ma bisogna adeguarsi e modellare gli investigatori, i magistrati in base al territorio. Nel giorno del suo insediamento a Napoli, l'udienza di immissione si è avanti alla presidente del tribunale Elisabetta Garzo, c'erano i vertici della magistratura partenopea, delle forze dell'ordine e dell'avvocatura, ma anche tanta gente comune, tra cui una folta delegazione proveniente da Catanzaro. In un'aula gremita si è notato anche il cantautore Enzo Avitabile. Oggi è un giorno importante per Gratteri ed è un giorno importante per Napoli, ha detto il procuratore nazionale antimafia Gianni Melillo.
L'auto fuoristrada prese fuoco a Roccella Ionica dopo il conducente, morto anche il passeggero, un ventenne. Un servizio di Maria Teresa Criniti. Non ce l'ha fatta il ventenne di Bovalino Giuseppe Celea, che il 18 luglio scorso era rimasto gravemente ferito in un terrificante incidente stradale nel quale aveva perso la vita il responsabile di un punto vendita di auto noleggio, Fabio Bonfitto, di 45 anni. Il tragico incidente si era verificato alla periferia nord di Roccella, nella contrada Canne, lungo la variante alla statale 106, un'arteria a quattro corsie che con un percorso di circa 8 km sovrasta a monte l'intero abitato della cittadina ionica. Il giovane bovalinese, per via delle numerosissime lesioni e ferite in diverse parti del corpo riportate nel violentissimo incidente, era stato in coma e intubato, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Catanzaro. Qui Celea, dopo l'amputazione di una gamba, è rimasto ricoverato per circa 3 mesi in grave condizioni nel reparto di rianimazione. Ma ieri, dopo poco le 13, per via delle complicazioni, il suo cuore si è fermato. Dai rilievi compiuti subito dopo l'incidente, nelle ore successive, dagli investigatori dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Roccella Ionica, era emerso che Celea e Bonfitto erano a bordo di un'auto di grossissima cilindrata, una Porsche Coupé, quando, per cause non ancora del tutto chiare, il conducente del veicolo, che viaggiava ad una velocità molto sostenuta, oltre 200 km orari, in direzione Roccella Calonia, perse il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guardrail. Quella di oggi è davvero una buona giornata per la nostra sanità, perché per la prima volta in Calabria, ma credo per la prima volta in Italia, almeno negli ultimi mesi, si farà concorso per medici in cui ci sono più domande che posti messi a bando. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che è anche commissario ad acta per la sanità, incontrando i giornalisti a Catanzaro, e per illustrare l'iniziativa a presentare Licia, una nuova consulente del PNRR per edilizia sanitaria, al concorso espletato dell'ASP di Catanzaro sull'emergenza urgenza su delega di azienda zero, in controtendenza rispetto a quanto si poteva prevedere. Infatti, su 263 posti messi a bando sono arrivati 433 domande, un dato che ha sottolineato Occhiuto, straordinario non solo per la Calabria ma per tutto il paese. Cambiamo pagina. Il presidente dell'Albania è stato ricevuto dai sindaci delle tre comunità Arberesh e del Crotonese, Carfizi, San Nicola dell'Alto e Palagorio, soprattutto anche dai bambini delle scuole locali dove si studia anche la lingua albanese. Guardiamo. La Calabria è la seconda patria dei nostri avi, che hanno lasciato case perché costretti da invasori, e le comunità che sono qui hanno saputo conservare la loro identità albanese. Lo ha detto Bajram Begai, presidente della Repubblica di Albania a Pallagorio, nel suo viaggio nei paesi albanofoni della Calabria. Il presidente è stato ricevuto dai sindaci delle tre comunità Arbresh del Crotonese, Carfizi, San Nicola dell'Alto e Pallagorio, e soprattutto dai bambini delle scuole locali dove si studia anche la lingua albanese. Io posso dirvi che in Albania ci sono tanti italiani che lavorano e studiano. Oggi le distanze sono più corte. Dalla Calabria ci sono appena 50 minuti grazie al collegamento aereo diretto, e questo renderà la nostra amicizia più forte. È un ponte che collega la Calabria con l'Albania, che, come ho detto anche prima, ha le proprie radici molto profonde 6 secoli fa. Ma posso dire che è lo stesso legame anche con gli albanesi arrivati in Italia più recentemente, dopo gli anni 90. L'amore per la patria c'è già nel DNA di ogni individuo. Sono molto emozionato dall'accoglienza. Mi fa molto impressione anche il modo in cui i successori, gli eredi di coloro che sono arrivati per primi qui, tutelano quindi tutto. Mi ha colpito tantissimo anche il modo in cui si sono integrati anche dall'accoglienza italiana, il modo in cui l'Italia quindi ha aperto le porte a questa comunità senza alcun pregiudizio o altro. Oggi è una bellissima giornata, abbiamo il Presidente della Repubblica Albanese qui in Alberia di Crotone, i tre comuni Pallagorio e San Nicola Carfizi sono qui tutti uniti con l'attenzione che ha questa persona, questo Stato verso le comunità Arbresh. Pallagorio è uno dei tre piccoli comuni che sta mantenendo le tradizioni, la cultura, i riti, i costumi, e faremo in modo che tutto ciò sia tramandato. I nostri bambini parlano Arbresh, vestono Arbresh, e questo è ciò che faremo noi come amministrazione, a tramandarlo e a preservarlo nel tempo. È una giornata splendida, una giornata di gioia.
poi un'accoglienza, devo dire, veramente eccellente. Il presidente mi ha già è rimasto veramente incantato di tutto questo, colpito e incantato. Da quello che ho potuto intuire, da quello che ci siamo quando c'è stato il primo incontro con il presidente a marzo, il 21 marzo scorso, ultimo scorso, la gioia sua era proprio questo, cioè dice: io la prima cosa che voglio fare è venire a visitare i paesi Erbrecht. Oggi è rimasto colpito di tutta l'accoglienza che gli abbiamo fatto, ma soprattutto di come noi stiamo continuando a mantenere saldi questi rapporti. Migliaia di persone, tra studenti, personale dei vari istituti e famiglie, hanno partecipato a Corigliano Rossano alla manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale contro il progetto del dimensionamento scolastico, un progetto in relazione in quale il sindaco Flavio Stasi ha annunciato di essere pronto a ricorrere a qualsiasi strumento di carattere legale in considerazione del fatto che le scelte fatte non sono assolutamente coerenti con le linee guida regionali. Ogni criterio è discutibile, aggiunge, ma questa proposta di dimensionamento scolastico non si può assolutamente discutere, non finché impone a Corigliano Rossano la soppressione di autonomie con 1000 iscritti, mentre altrove vengono salvaguardate autonomie con poche centinaia di iscritti. Parliamo della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Vibo Valenza proprio per lunedì prossimo. Lo ha deciso con una specifica ordinanza il sindaco Maria Limbardo alla fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica a causa appunto dell'annunciata interruzione dell'erogazione idrica che risulta uno svolgimento del normale servizio scolastico. La città invece di Crotone ha ospitato l'Assemblea Generale dei Soci della Lega Navale Italiana, infatti nella giornata proprio di ieri si è tenuta una cerimonia augurale alla presenza delle autorità civili, militari e anche religiose. Guardiamo. La città di Crotone ospita l'Assemblea Generale dei Soci della Lega Navale Italiana, organo di vertice dell'associazione che riunisce i presidenti e i delegati delle 255 strutture periferiche presenti su tutto il territorio nazionale. L'Assemblea Generale si svolge con cadenza annuale e delibera su indirizzi strategici, sulle politiche generali di pianificazione, sulle verifiche delle attività dell'Associazione. L'Assemblea è organizzata dalla sezione pitagorica della Lega Navale, guidata da Gianni Liotti, che celebra quest'anno 90 anni dalla fondazione. Ospiti speciali dell'evento sono il giornalista, fotografo ed esploratore Alberto Lucarecchi e il compositore Roberto Soldatini. Presidente, quasi 127 anni, insomma, ne è passata tanta acqua sotto le vostre barche. Sotto le barche, sotto le nostre canoe, sotto la nostra intensa attività rivolta essenzialmente già da 127 anni al mare. Portare il mare al centro degli interessi del paese, per una città a vocazione marittima come Crotone è chiaro il discorso. Lo era meno chiaro 127 anni fa, quando c'era un giovane regno d'Italia latifondista e essenzialmente di contadino. E già invece si affermavano quelle che sarebbero state le importanti relazioni sul mare che un paese come l'Italia doveva avere. Quindi storia, ma soprattutto sociale, soprattutto attività sport, migliaia di bambini e di ragazzi avvicinati al mare, quindi protezione del mare. Una bella intensa attività che porta avanti benissimo la sezione di Crotone. Senta, in soldoni che significa Lega Navale Italiana a livello nazionale come numero di associazioni, di iscritti? Beh, noi stiamo arrivando verso 55.000 soci, che vuol dire un indotto con le famiglie di quasi 100.000 persone. Siamo in crescita, questo è l'aspetto positivo, in 3 anni siamo cresciuti di 10.000 soci, che è fondamentale per noi perché non prendiamo, anche essendo ente pubblico, fondi dallo Stato e quindi ci autofinanziamo con le quote sociali, con i corsi che facciamo, con le attività che facciamo. È un appuntamento importante per la nostra regione. Beh, assolutamente sì, la Lega Navale Italiana svolge un'associazione fondamentale per il territorio perché innanzitutto eroga dei servizi particolarmente rilevanti in un territorio che ha 800 km di costa, in cui si può vedere sorgere e tramontare il sole sullo Ionio e sul Tirreno, in cui si può vedere il mare sciando.
avere un'associazione così rilevante che eroga servizi soprattutto ai diportisti, che è accogliente per il territorio, che offre possibilità di usufruire e di fare dello sport ai ragazzi, che svolge una funzione di inclusione sociale, è fondamentale. È importante anche perché racconta il nostro territorio a chi arriva dal mare, perché racconta i nostri borghi, i nostri territori, i nostri beni culturali, e quindi svolge un'azione di promozione che riteniamo sia importante, pari a quella delle istituzioni che operano sul territorio. Il comune di Soverato riconosce il debito idrico degli anni 1981-2004, evitando un contenzioso che avrebbe portato al dissesto. Un servizio di Maria Teresa Criniti. Una questione discussa da 20 anni, quella dell'ingente debito idrico che il comune di Soverato aveva contratto con la regione Calabria negli anni 1981-2004. Un debito fuori bilancio al centro di una lunga vicenda giudiziaria che stava per arrivare a sentenza. Opzione che il sindaco Daniele Vacca ha ritenuto di dover evitare, in quanto l'ipotesi di un'eventuale soccombenza sarebbe potuta costare più del doppio alle casse del suo comune. Abbiamo riconosciuto nell'ultimo consiglio comunale, dice Vacca, il debito fuori bilancio legato al pagamento dei canoni idrici per le annualità 1981-2004. Un'assunzione di responsabilità da parte di tutto il Consiglio Comunale, che ha votato all'unanimità la delibera. Parliamo di circa 7 milioni di capitale, una cifra che rischiava di innalzarsi a 13 milioni qualora si fosse arrivata a sentenza nella causa pendente. Un'opzione concreta, considerando che altri comuni calabresi nella stessa situazione si sono trovati a soccombere nelle cause che ricalcavano quella del nostro comune. Abbiamo così avviato delle interlocuzioni con la regione, trovando un accordo con cui il nostro comune si impegna a pagare oltre 7 milioni di euro in una rateizzazione in 20 anni, estinguendo il giudizio pendente. Un risultato importante, dice il sindaco di Soverato, perché ancora una volta siamo costretti a pagare un debito contratto non dalla nostra amministrazione, che inevitabilmente ci costringerà a rinunciare ad altro. Continuiamo però a guardare avanti pensando al bene della città, seguendo una linea di risanamento dei conti. Risanamento che passa anche dalla ricostruzione effettiva di quella che è la condizione debitoria dell'ente. Parliamo di bronzi di Riace. Spuntano nuovi ritrovamenti, particolari inediti infatti sono stati resi noti proprio questa mattina in una conferenza stampa dal titolo Colpo d'occhio. Guardiamo. Questa mattina è stata convocata una conferenza stampa dal titolo Colpo d'occhio, e ora capiremo perché, dal sindaco di Riace, Antonio Trifoli. La conferenza è stata decisa alla luce di recenti e rilevanti rinvenimenti fortuiti nel tratto di mare in località Agranci, Porto Forticchio, sita proprio nella marina di Riace. Il mare che vedete alle nostre spalle è il mare di Riace. Qui 50 anni fa furono ritrovati i due bronzi. Oggi siamo qui su questa spiaggia insieme al professore Blagò per una conferenza stampa indetta dal comune di Riace assieme al professore per lanciare cosa? Una notizia importante che è rimasta, diciamo, un po' segretata da questo agosto ad oggi: il ritrovamento di alcuni reperti importanti a 60 metri dal luogo del ritrovamento dei bronzi, dei reperti importanti, tra cui un iride che potrebbe, perché risale al periodo dei bronzi, appartenere anche ad una delle due statue, ma questo ovviamente verrà data questa conferma dal punto di vista scientifico anche dalla sovrintendenza. Intanto, ecco professore, che tipo di reperti sono nello specifico e com'è che lei, perché lei personalmente li ha scoperti? Vado ancora a fare le immersioni tecniche nonostante il tumore, l'insufficienza renale, altre bagianate legate all'età, eccetera. Vado ancora a fare immersioni tecniche da solo, in solitario, assieme ai miei figli che sono dei subacquei, anche loro. Il primo agosto sono stato qui, ma non è la prima volta che mi immergo sul posto di rinvenimento dei bronzi, lo conosco come le mie tasche. È stato un'immersione non ricreativa, ma di affezione, direi. E difatti io abito a Vibo Valentia, sono venuto, mio figlio non è potuto venire, non ho portato né la GoPro che di solito ho nel facciale per le riprese, nel computer di bordo, giusto fare una breve immersione, perché quello sentivo di fare. Mentre rientravo a riva dal luogo di giacitura e di ritrovamento molto a largo,
I bronzi sono stati trovati più o meno tra i 220 metri dalla battigia, io ero già entro i 140-150 metri, quindi più vicino, stavo rientrando. Ho notato, siccome col GAV vado in assetto molto vicino alla sabbia, 30 cm il facciale e a 30 cm dal fondale, ho notato una pietruzza carina e io ho l'abitudine di raccogliere insieme a mie figlie queste conchiglie, gusci di conchiglie, di ciprea, di altre cose, o sassi particolari. Mia moglie ha una caraffa di vetro dove mette tutti questi trofei, dico questo lo prendo, e quando l'ho visto in mano insomma mi sono emozionato anche tanto. Ha capito che non era una pietra? Non era una pietra, ma era intanto un manufatto in bronzo di, ho visto che c'era la calcita, insomma era un occhio, era la pupilla, un'iride, dietro addirittura ci sono ancora le alette di fissaggio, perché... Quindi appartenente ad una statua che risale a quale periodo? Ma tra il periodo severo e il classico, non di più, perché poi... quindi lo stesso periodo del bronzo? Sì, lo stesso periodo sia dell'uno che dell'altro, poi in epoche successive o anteriori si costruiva l'occhio in un modo diverso, quello rispettava i canoni. Dopo di questo ho visto dei chiodi di rame uscire dal fondale, ho pinneggiato, ho riconosciuto la prua di un'imbarcazione di età imperiale, ho prelevato i chiodi, perché l'imbarcazione ne ho presi 5 o 6 di chiodi anche grandi, 30 centimetri. Tutto consegnato? Ai carabinieri del nucleo di Cosenza, al TPC di Cosenza e al responsabile archeologico per il territorio. Dopo aver dato regolare segnalazione sia al dottor Sudano che sia all'onorevole Borgonzoni che è sottosegretario della cultura e oggi? Oggi questa conferenza stampa per rendere pubblico? Per rendere pubblica questa notizia, è venuta giorno 1, noi non vogliamo creare ingerenze, io ho trovato questo, ve lo mostro, perché il diritto alla notizia appartiene ai comuni cittadini, il resto lo faranno le istituzioni competenti, ai quali va la mia più grande fiducia. Ah, per me è sicuramente una sorpresa, perché io se ne sono venuto a conoscenza solo da qualche giorno di questa scoperta. Io adesso spero che successivamente tutto ciò che di cui si è parlato in questa conferenza poi sia avvalorato ovviamente dagli organi competenti, no? Dalla sovrintendenza, che poi deve mettere, come si dice, il certificato su questa importante scoperta. E so che la sovrintendenza nei prossimi giorni dovrebbe fare anche dei sopralluoghi, quindi è chiaro che io mi rimetto sempre alle istituzioni, essendo uomo di istituzioni. Il ritrovamento di un possibile occhio dei bronzi, almeno così è stato interpretato, che portano a nuove informazioni proprio relative al contesto archeologico di provenienza delle due famose statue che risalgono al V secolo a.C. e che, ricordiamo, furono ritrovate 51 anni fa, ormai nell'agosto del 1972. La conferenza stampa ha visto la partecipazione di importanti autorità nel settore, che ricordiamo noi abbiamo trasmesso in diretta sul nostro canale televisivo e sui social. Antonio Arcudi, che è un archeologo classicista, lei dovrà relazionare su questa straordinaria scoperta. Perché è straordinaria? Perché apre nuove parentesi ai prossimi studi, alle prossime ricerche che la sovrintendenza sicuramente farà. Potrebbe appartenere al contesto, come potrebbe appartenere anche a altre, diciamo, statue. Guardi, il problema è che l'iride e la pupilla sono talmente piccoli che possono essere soggetti agli spostamenti delle onde del mare. Quindi potrebbero appartenere allo stesso punto dove sono stati rinvenuti i bronzi, come potrebbero venire da altri siti vicini. Ma la soprintendenza sta già facendo le analisi necessarie per stabilire un'eventuale appartenenza di questo reperto a una delle statue. Però, che è all'iride mancante. Sì, che è all'iride mancante, però questo chiaramente dobbiamo aspettare i risultati delle analisi, delle prove che faranno loro negli uffici competenti. Ecco, voi siete molto prudenti, però le ipotesi sono tante. Potrebbe appartenere anche a un'altra eventuale statua, che è un fondale molto ricco, no? Questo qui. Sì, però diciamo che dal punto di vista tecnico e scientifico non ci sono degli elementi per cui potersi sbilanciare in un senso o nell'altro. Non è un voler dare delle risposte, ma essere proprio scientifici e asettici il più possibile, perché dobbiamo evitare delle ricostruzioni con voli pindarici, dobbiamo aspettare semplicemente i dati tecnici. E adesso ci fermiamo un pochino, pubblicità.
Valentino e Damiano Rizzo sono i miglior pasticceri del mondo. Guardiamo. Nel mondo della pasticceria poche persone riescono a raggiungere vette così alte da guadagnarsi il titolo di migliori pasticceri del mondo. È successo a Valentino e Damiano Rizzo, i talentuosi chef calabresi della pasticceria San Francesco di Spezzano della Sila, che hanno dimostrato di essere all'altezza di questa affermazione straordinaria. Il riconoscimento gli è stato conferito a Host Milano, una delle fiere più prestigiose per il settore della ristorazione e della pasticceria. Ci premia la tenacia, la costanza, i sacrifici e il lavoro che facciamo tutto il giorno. Noi realizziamo pasticceria classica, pasticceria moderna, grandi lievitati e pasticceria della tradizione. L'emozione è veramente tanta perché nessuno se l'aspettava. Quando ce l'ha detto c'è ancora, eravamo increduli io e mio fratello per aver ricevuto una cosa del genere, era una cosa molto inaspettata. Quindi ripeto, tanta emozione, poi viste le persone che erano qui a Host, cioè, siamo veramente, veramente, veramente molto contenti. I loro dolci sono diventati famosi per la loro bellezza estetica, ma anche per il gusto eccezionale che li contraddistingue. Questi due maestri pasticceri calabresi mettono amore e passione in ogni creazione. E ciò si riflette nel palato di chiunque abbia la voglia di assaggiare i loro dolci. Il premio ai migliori pasticceri del mondo è stato consegnato dal maestro pasticcere Iginio Massari. È una realtà di gente che ha voglia di fare, tanto è vero che stanno ultimando un nuovo negozio. Che dire, mi sono divertito perché sono entusiasta, perché vedo che il mondo della pasticceria aumenta la sua capacità nelle proposte, perciò vuol dire che questo cibo della tradizione e quello innovativo continua a cavalcare l'onda e dico, un po' di trasgressione fa bene un po' a tutti. E perché non farla con il cibo dolce che è un antidepressivo naturale? Proprio questa mattina apre ad Ardore Marina in Contrada Schiavo la due giorni dedicata alla Fiera del Trattore. L'evento sarà trasmesso proprio domani in diretta TV alle ore 17:30, un servizio di Pino Carella. Domenico Comito è uno degli organizzatori della Fiera del Trattore che apre proprio questa mattina a Schiavo. Raccontiamo come mai avete deciso di fare questo evento. Abbiamo deciso di fare questo evento perché negli anni ci sono molti terreni incolti e quindi con la speranza che questo settore comunque non si perda, perché è un settore che noi abbiamo bisogno del verde. E quindi cerchiamo di fare i giovani avvicinare a questo lavoro praticamente. Sì, svolgerà in due giorni, apre proprio questa mattina? Apriamo questa mattina con tutti i vari stand e vari marchi, sia di escavatori che di mezzi agricoli come trattori. C'è anche spazio per lo spettacolo, mi pare. Sì, c'è. Stasera avete Tonino Pironace. Tonino Pironace, abbiamo pure l'intrattenimento dei bambini verso dalle 2:30 in poi. Quindi chi volesse venire a visitare la fiera può lasciare i bambini, insomma. Sì, ci sono i gonfiabili e stiamo dando il massimo di noi. Buona fiera allora a tutti voi. Grazie, una buona giornata. Vi aspetto tutti sabato e domenica. Domenica c'è la diretta, diciamolo. Sì, c'è. Dalle 17:30 Telemia sarà collegata in diretta. Vi aspettiamo. Pensate, dopo 10 anni il Gioiosa Ionica ritorna a giocare in casa le partite ufficiali del campionato di eccellenza incontrando il Praia Tortora proprio domani, domenica 22 alle ore 15:30. Guardiamo. Finalmente è arrivata l'ora decisiva di ritornare nuovamente a casa, quindi come attuale presidente dell'US Gioiosa siamo molto felici, anzi stracontenti, anche perché dopo oltre 10 anni torniamo, è un po' come il figlio che torna a casa dopo tanto tempo a casa della mamma. Noi come US Gioiosa facciamo questo sport, facciamo questi sacrifici proprio
con l'unico scopo per il bene del paese e della nostra comunità. Quindi tornare a casa era il nostro sogno e ci siamo riusciti. Dopo, a giugno, quando abbiamo fatto l'incontro col sindaco, ci eravamo date delle scadenze tassative che devo dire che sono state rispettate. Infatti un ringraziamento va al sindaco di Dorto e all'assessore Tarsia e tutta la giunta comunale che comunque si sono prodigati affinché quest'anno riuscissimo nuovamente a poter tornare a casa. Il tornare a casa significa che è un invito a tutta la popolazione, a tutti i ragazzi e meno ragazzi che da tanto tempo non vedono più giocare la propria squadra sul proprio terreno, quindi a venire domenica a colorare questo piccolo ma grande stadio glorioso che negli anni passati è stato sicuramente un'officina di talenti, perché comunque Gioiosa ha sempre avuto una tradizione calcistica importante e speriamo che la continui ad avere anche nei prossimi anni. Sicuramente organizzeremo una festa di bentornato a casa, c'è una mini coreografia che stiamo organizzando come società. Poi quando ci sarà la possibilità di fare l'inaugurazione, che avverrà sicuramente in un secondo momento, sicuramente sarà una festa per l'intero paese. L'invito è proprio questo, soprattutto ai ragazzini che da tanti anni non hanno mai visto la propria squadra giocare in campo, e di venire con bandiere, di venire con le magliette. È un po', deve essere una grande giornata di festa all'insegna dello sport. Domenica ci sarà un incontro molto importante con una squadra, una neopromossa che sta facendo bene, che da anni fa bene. Parlo del Praia Tortora, che in questo momento è sopra di noi in classifica, però siamo convinti di aver costruito una squadra molto importante, un organico importante per mantenere una salvezza tranquilla e poterci togliere qualche soddisfazione. Quindi popolo gioiosano, venite in massa, coloriamo questo stadio, facciamo sentire forte il grido Forza Gioiosa e carichiamo questi ragazzi, perché comunque Gioiosa deve tornare di nuovo a essere quel piccolo Maracanà, quel piccolo grande Maracanà che ha sempre rappresentato Gioiosa Ionica nel calcio. Quindi invito tutti, ragazzi, ragazze, uomini, a venire con qualcosa di biancorosso per colorare e far sentire forte la voce Forza Gioiosa. Parliamo di 3 giorni di mostre, workshop, esposizione, talk show e confronti di degustazione di prodotti di pasticceria e gelateria e anche cucina. È il Bergarè del 2023, l'evento di promozione e valorizzazione del bergamotto di Reggio Calabria, organizzata dalla Camera Commercio, un consorzio per la tutela del bergamotto di Reggio, città e città metropolitana, assieme ad enti, associazioni e imprese del territorio e gli operatori della filiera. Infatti, nel villaggio ci saranno decine di aziende che esporeranno così i prodotti al bergamotto, laboratori di pasticceria, chef stellati e profumeria come Dior, Chanel e Acqua di Parma. Sarà un 4 giorni dedicato al bergamotto a 360 gradi, proprio per trasferire questa icona della città al paese Italia, una promozione di prodotto ma anche un territorio di una prospettiva turistica. Cambiamo pagina, ci spostiamo a Crotone. Dal 20 sino al 31 di ottobre una mostra sul giudice Levatino. Guardiamo il servizio di Luigi Quintieri. Lo scorso venerdì presso il Parco Pitagora a Crotone ha aperto i battenti una mostra visitabile sino al 31 ottobre e riguardante la figura del beato giudice Rosario Levatino. All'evento promosso dal Movimento Cattolico Comunione e Libertà, con la partecipazione di diverse scolaresche del crotonese, erano presenti il procuratore della Repubblica di Crotone, dottor Giuseppe Capoccia, il giudice Antonio Mazza, il presidente dell'Ordine degli Avvocati Caterina Marano e don Antonio Macri, delegato della Curia alla pastorale familiare.
Il perché di questa mostra qui a Crotone, giudice? No, perché era, diciamo, la figura di Livatino è sicuramente una figura che testimonia l'importanza dell'umanità in qualsiasi lavoro, che sia quello di giudice, che sia quello di avvocato, che sia quello di giornalista, qualsiasi altro tipo, qualsiasi lavoro, quando uno prende sul serio la propria umanità, prende sul serio le esigenze che si portano nel cuore, e quindi lui per esempio prendeva sul serio le esigenze di giustizia, comincia poi a guardare l'altro, comincia a guardare il caso, comincia a guardare la realtà, l'impegno, l'incombente con un occhio diverso, semplicemente perché non lo guarda catalogando quella cosa come se fosse una cosa, che ne so, da un adempimento fino a se stesso, un dovere da eliminare prima possibile, ma come invece uno spunto in cui vivere fino in fondo le proprie esigenze, le esigenze quelle elementari del cuore, e che fanno dell'uomo uomo, cioè lo rendono appunto umano in tutto ciò che fa. Quindi si può essere giudici, ma con una dimensione appunto umana che lo rendeva rispettoso nei confronti di chiunque. Ricordiamo che il giudice Livatino è stato proclamato beato, appunto perché, come dice lo slogan di questa mostra, sub tutela dea, affidava tutto se stesso, il suo lavoro, la sua vita, alla tutela del Signore. Sì, lui di fatto ricorda l'affidamento che nel tempo medievale chiunque assumeva un ufficio pubblico viveva, chiedeva, era un'invocazione vera e propria, questo affidarsi alla tutela di Dio per svolgere un ufficio pubblico. Il giudice Livatino, come è stato definito, il giudice ragazzino, è un esempio di legalità, e quindi come tutti gli esempi di legalità ovviamente è utile all'avvocatura, ma a tutta la società in generale. In particolare il giudice ragazzino appunto è un esempio di gioventù, e quindi quando la legalità parte proprio dai giovani non può che essere ancor più recepita proprio dai giovani, ed è per questo credo che sia importante anche parlarne di lui e della sua figura alle scolaresche, come abbiamo fatto oggi, comunque poi proseguire in questo progetto di legalità. Passiamo all'agenda. Il Festival Musica e Danza della Locride continua, infatti domenica 22 ottobre alle ore 21 presso l'Auditorium Comunale di Roccella Ionica, con il concerto dell'Orchestra Giovanile e dei Fiati di Delia Nuova, Giuseppe Scerra. Altri due appuntamenti da non dimenticare: proprio oggi a Locri alle ore 15.30 al Museo Epizefili ci sarà la 16ª Congresso Nazionale della Gioventù e Vecchiaia nel Mondo Antico. Invece domani alle ore 9 sul lungomare sud a Siderno ci sarà le giornate Insieme a te per l'ambiente di McDonald's. E adesso andiamo a guardare insieme i titoli dei giornali. Andiamo nei dettagli in questa edizione del 21 novembre. Parliamo di sanità, come dice lo stesso titolo, la sanità calabrese resta sotto cura, decisioni record dei medici, vedete le adesioni record di medici al maxi concorso per l'emergenza urgenza, quindi c'è stata un'adesione importante. Il ministro Schillaci in vista alla regione: siamo sulla strada giusta, ma si lavora alla proroga delle norme speciali, quindi l'obiettivo è quello di aiutare la regione a utilizzare le caratteristiche tipiche delle norme speciali che erano state attuate anche durante il Covid. E poi a Reggio Pala Giustizia si avvicina la ripartenza, e ancora droga, blitz dei carabinieri alla Piana di Gioia Tauro, smantellate due bande, 11 arresti, l'operazione Smart Delivery, proprio perché la droga era stata portata a domicilio, è stata coordinata alla Procura di Palmi durante il lockdown per il Covid, la cocaina veniva consegnata, abbiamo detto, anche a casa. La crescita rallenta, ma l'Italia merita fiducia, il rating, e vedete, BBB e S&P è anche il motivo di fiducia nei confronti del governo italiano. Si rinsalda il legame tra Albania e Calabria, qui in questa foto
Vedete, il governatore dell'Albania, che ieri era in visita alla cittadella regionale, qui ci sono gli scatti, le immagini anche dei gruppi Harbesh che si sono recati proprio a ricevere il presidente albanese. E poi Reggio, Corso Matteotti verso il restyling a destra, da 1,8 milioni di euro al via la gara d'appalto. Ieri presentato a Reggio, ancora la DDA, i libri, cosca potente capace di rigenerarsi. Ancora sulla Meloni, dopo il fuorionda con Gianbruno, finisce qui le battute del conduttore alle colleghe. 10 anni di relazione, nata e finita in uno studio televisivo. Qui è la Meloni che racconta il suo rapporto con Gianbruno. La mia relazione Andrea Gianbruno, durata quasi 10 anni, finisce qui, lo ha scritto Giorgia Meloni ieri postandolo su Facebook. Dopo appunto la tempesta mediatica sul compagno a causa dei fuori onda trasmessi da Striscia, il conduttore rivolge frasi piccanti alle colleghe. Dice: lo ringrazio, scrive Meloni, per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, cioè la nostra figlia Ginevra. E poi l'annuncio del saluto. Meloni di carattere. Roccella, auto finì fuori strada e prese fuoco. C'è la seconda vittima, è quanto vi abbiamo detto. Dopo Fabio Bonfitto, anche il ventenne di Bovalino è morto, l'abbiamo detto ieri nel nostro portale, nel tardo pomeriggio. Procura di Napoli, Gratteri, ascolto e parlo con tutti e poi decido. E quanto dice il giudice Gratteri, il procuratore, dopo essersi insediato a Napoli davanti a una folla che lo attendeva. Bombe israeliane su una chiesa a Gaza, 17 morti, la Viva ammette il danno collaterale e intanto prepara la grande invasione da terra. 2 ostaggi americani lasciati da Hamas, il valico di Rafah sarà riaperto. E poi scommesse, Barella non ci sta, smentisce, annuncia querele, oggi in campo Inter-Napoli. Come vedete, maxi concorso per nuovi medici e stavolta i candidati non mancano, 123 posti banditi per l'emergenza urgenza, domande quasi il doppio dei posti. Il governatore ha presentato Lucia Petropulaskos, vedete, la nuova consulente per la sanità. In alto c'è Hamas, libera 2 ostaggi americani, Biden aiuti a Gaza. Entro 24-48 ore il ministro degli esteri italiani a Tunisi con un messaggio di pace per tutti i musulmani. Gratteri si è insediato alla procura di Napoli, non voglio maggiordomi ma persone vere. E poi si rinnova l'abbraccio con l'Albania, il presidente Begai, vedete, ricevuto da Occhiuto, il ministro della strada Schillaci in Calabria, la strada giusta, dice Catanzaro, il ministro al compleanno dell'Unità Magna Grecia, risorsa per il paese, dice Catanzaro, 2 avvocati arrestati dalla Guardia di Finanza per concussione, poi innovazione, 3 ingegneri calabresi premiati da Google Cloud. Università Pegaso festeggia i suoi primi 10 anni a Cosenza. Partite di calcio di sabato, gli ambulanti saranno tutelati a Catanzaro. Reggio Bergare full immersion nel Bergamotto, l'abbiamo visto la presentazione alla Fiera del Turismo di Rimini, abbiamo fatto anche un servizio in loco. Vibo, mancherà l'acqua lunedì, chiuse tutte le scuole, Crotone impennata di reati persecutori tra ragazzi. E ancora Gioia Tauro, droga consegnata a casa durante la pandemia, 11 arresti. Lamezia Terme, intero quartiere è passato al setaccio dalle forze di polizia. Che tempo ci porterà quest'oggi? Scopriamolo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi irregolari con deboli temporali. In montagna, cieli coperti con piogge e temporali. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Il meteo è stato presentato da... Thank you.
info@innovusimmobiliare.it, www.innovusimmobiliare.it. Ancora grazie per l'attenzione, alla prossima dal TG News e da Raffaella. Un vasto incendio ha colpito Bagnara Calabra. Ieri le fiamme hanno raggiunto il cimitero cittadino, lambendo molte abitazioni e persino il porto in contrada Marinella. Nicola Gratteri si è insediato alla procura di Napoli, tanta gente ad assistere proveniente anche dalla Calabria. Il presidente dell'Albania è stato ricevuto dai sindaci delle tre comunità Arbresh nel Crotonese, Carfizzi, San Nicola dell'Alto e Pallagorio. Auto fuoristrada prese fuoco a Roccella Ionica, dopo il conducente è morto anche il passeggero ventenne. La città di Crotone ha ospitato l'Assemblea Generale dei Soci della Lega Navale Italiana. Nella giornata di ieri si è tenuta una cerimonia augurale alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Dopo 10 anni il Gioiosa Ionica ritorna a giocare in casa alle partite ufficiali del campionato di eccellenza, incontrando il Praia Tortora domenica 22.